Oltre 30.000 persone, soprattutto donne, ma non solo, hanno protestato sabato a Pamplona in Spagna, dopo la decisione del Tribunale della Navarra di condannare 5 uomini accusati dello stupro di una ragazza soltanto a 9 anni di reclusione per abuso sessuale e non a 22 anni di carcere per violenza sessuale. Da giovedì, giorno del verdetto, la vicenda ha causato violente proteste in tutta la Spagna. L'esponente del movimento femminista dice: riteniamo che questa sentenza sia intollerabile perché il crimine che è accaduto a San Firmino non è stato un abuso sessuale, è stata violenza. Diciamo no alla giustizia patriarcale, una giustizia che ci incolpa e non ci protegge. Una ragazza continua: abbiamo questa cosa così profondamente radicata in noi, la vediamo così naturale, ma non è normale che metà della popolazione, le donne, provi paura, paura di camminare da sola per strada di notte. Non è normale che devi essere accompagnata quando vuoi tornare a casa. L'episodio accadde il 7 luglio 2016 ai danni di una ragazza di 18 anni durante la festa dei tori di San Firmino a Pamplona. Secondo la legge spagnola, l'accusa di abuso sessuale differisce dallo stupro in quanto non implica violenza o intimidazione.